E allora cosa ne pensate? Cosa ne pensate di questo pezzo? A me piace molto, è particolare davvero nelle sonorità, ma mi piace davvero, davvero tanto. E intanto oggi, 23 marzo, Ugo Tognazzi avrebbe compiuto 100 anni e per la prima volta dalla sua scomparsa il 27 ottobre del 90 a causa di un aneurisma che lo colse nel sonno ed aveva appena 68 anni, l'Italia e il cinema si ricordano di lui con l'attenzione e l'onore che merita uno dei maggiori attori della nostra scena, lo dice il figlio Ricky, con l'emozionante ritratto di famiglia, la voglia matta di vivere, andato in onda su Rai 2 e firmato con la complicità dei fratelli Thomas, Gianmarco e Maria Sole. E noi non è vero che non lo ricordiamo, noi lo ricordiamo sempre con tanto tanto affetto, personaggio iconico dei nostri tempi e non solo. Beh, un personaggio che sta diventando, e forse lo è già, un'icona, è sicuramente la bellissima Elodie. Elodie che torna con un singolo, Nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all'alba. L'ha presentato così il suo nuovo lavoro, scritto da Elisa, e racconta questo brano l'importanza di essere ciascuno la sorgente della propria felicità, senza doversi necessariamente confrontare con l'approvazione altrui. Nel video Elodie vabbè, è fantastica perché balla in intimo nero molto sexy, stivali e calze a rete. Lei ovviamente ha dichiarato che non ha paura di vivere la sua prorompente fisicità senza schemi, senza limite. Te credo, sei una figa da paura, vorrei vedere una normale come noi, se potremmo mai dire la stessa cosa, ma credo di sì. Nel frattempo ascoltiamo Elodie con Bagno a mezzanotte. Stare con te facile, un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere, con te che mi trascina verso te. Io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero, e tu mi sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Stare con te è facile, quasi come aprire la finestra le sere d'estate, farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezzanotte, fare il bagno, che cose che mi trascina verso te. Io non lo so se stanotte morirò. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. We'll be right back.
E rieccoci, rieccoci, ed era Elodie con Bagno a mezzanotte, questo pezzo scritto per lei dall'amica Elisa, che devo dire si riconosce ovviamente lo stile dell'artista, che è arrivata seconda alla questa edizione del Festival di Sanremo, questa di quest'anno, pare fosse la 72esima. In realtà non la volevo dire questa cosa, ma mi è partita proprio improvvisamente. Io vi devo lasciare, vi do appuntamento a venerdì con il salotto di Apriti Cielo. Avrò un ospite con me, parleremo di iniziative, parleremo di cultura, non vi svelo nient'altro. E vi ricordo che oggi pomeriggio si torna a parlare di calcio dilettantistico con Culo e Camicia, con Davide Iannuzzo. Vi tocca sorbirlo, oggi c'è lui, ogni tanto c'è un giorno sì e 30 no, però oggi è il giorno no, oggi c'è Davide Iannuzzo con Culo e Camicia. Domani apre la sua esperienza radiofonica Maria Laura, sabato volevo dire, Maria Laura Amendola con Tra le righe. Poi c'è Domenico Sorrentino, Cosimo non c'è, c'è una X nera su Cosimo per il momento, ma tornerà Cosimo, Cosimo torna, sta a casa, aspetta a te. Io vi lascio e vi do appuntamento a venerdì augurandovi una giornata strabiliante con Bruno Mars, ciao!
CRT. Radio CRT. Working on a dream. Il programma è stato offerto da Amore, lo sapevo che questa casa era troppo grande per noi due. 300 metri quadrati sono impossibili da riscaldare e soprattutto una spesa troppo grande da gestire. Cambiamo casa, ce ne andiamo io e te, due cuori e una capanna. Cara, lo sai che non sono ancora pronto per questo. Piuttosto, sai cosa ho letto su Facebook? Che con il biotermocamino Helios, multicombustibile a legna, pellet e nocciolino, possiamo riscaldare fino a 300 metri quadri ed avere l'acqua calda sanitaria fino al giorno dopo. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi? Però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle detrazioni fiscali previste. Ma poi due cuori e la capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiama lo 0825 443004. Apriti cielo sulla frontiera. Avete ascoltato Apriti Cielo, un programma ideato e condotto da Eddie De Michele. Per chi non ha bandiera.